Buonasera a tutti amici del giornale di Roma, siamo pronti per una nuova trasmissione anche a Pasquetta, perché noi vi facciamo compagnia sempre, non vi lasciamo mai soli. Questa sera parto con i saluti, il nostro ospite d'onore questa sera è Adriano Vaschi del Roma Club L'Aquila, che è qui con noi. Ciao Adriano. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Adriano, fa freddo? No, maniche corte. Ah, la grande. E poi lui sta dentro casa, non è come te che stai, come diciamo noi, caro Roberto Tedeschi, fuori come un balcone, no? Perché ti vediamo lì sul tuo davanzale e non guasta. Però prima di salutarti, fammi salutare ovviamente Franco Peccenini, che è con noi. Ciao Franco, buonasera. Ciao ragazzi, ciao, buona Pasquetta a tutti quanti. Grazie. Adesso andiamo con Roberto Tedeschi, che già come suo solito, il nostro Pierino dell'Etere, era già entrato già buona Pasquetta fatta. E chissà, dopo ci racconti che ha mangiato Pasquetta, e tu sei pericoloso, tu sei molto pericoloso. Vedrai. Spero che Marzia ti abbia tenuto un po' sotto controllo. Infatti lei ha cucinato mia figlia, quindi... Ah, vedi? Ormai fai fare tutto a tua figlia. Allora, come entrare dentro al PC per l'online? La figlia. Per cena, pranzi, la figlia. Insomma, ormai fa tutto lei. Marco Emberti Gialloreti, buonasera anche a te. Buonasera ragazzi, buona Pasqua fatta, buona Pasquetta, buonasera Franco, Adriano, Roberto, Robertino, eccetera, eccetera. E buonasera a Massimiliano che ci sta seguendo, e anche a Giuliano Boratti che ci sta seguendo. E a Robertino Reali, ciao Robby. Bene. Allora, partiamo subito con Franco Peccenini, perché insomma abbiamo parlato spesso di giocatori del passato. Oggi è il giorno del compleanno di Rudi Feller, uno degli attaccanti comunque più importanti che abbiamo avuto nella nostra Roma. Ecco, ci dai un tuo giudizio su questo giocatore che praticamente è stato uno degli ultimi regali di Dino Viola. Insomma, lui, Aldair sono stati giocatori arrivati nella parte conclusiva, diciamo, no, dell'era Viola. La tua idea su questo giocatore, su quello che ha dato al calcio romano e mondiale soprattutto. Guarda, voglio essere molto sintetico, Francesco. È un attaccante che nella mia carriera di difensore non avrei mai voluto incontrare. Con questo credo di averti detto tutto. Devo dire di sì, anche perché tu ne hai affrontati di attaccanti importanti nella tua carriera, e quindi dire una cosa del genere vuol dire metterlo alla pari di tanti campioni, no? Perché insomma... negli anni 70-80 secondo me si giocava un calcio dove... Beh, io ho avuto la sfortuna di affrontare gente come Gigi Riva, come Bettega, come Chinaglia, come... Ciao! Giocatori sicuramente importanti, anche tra l'altro proprio in questi giorni hanno fatto rivedere quel Cagliari di Gigi Riva, le immagini di quando hanno vinto lo scudetto, i gol di Gigi Riva sia col Cagliari che con la maglia della nazionale. Insomma, parliamo di un attaccante sicuramente tra i più importanti. Io purtroppo mi sento male, Francesco, dammi il tempo di spostarmi un attimo, che dove mi trovo adesso. Io continuo intanto il giro. Adriano Vaschi, Roma Club L'Aquila, il tuo giudizio, il tuo ricordo su questo straordinario attaccante che abbiamo avuto il piacere di vedere con la maglia della Roma. Io, Feller, insieme a tanti altri, che ce ne sono veramente tanti, grande, un grande giocatore, un bellissimo ricordo. E come diceva prima Peccenini, è arrivato alla fine dell'era Viola, però era veramente un grande. Roberto Tedeschi, tu hai avuto modo anche di fotografarlo, insomma, devo dire, un giocatore veramente molto molto importante. Guarda, io di Feller ho un ricordo molto vago, ti spiego perché. Fa parte
di un periodo della mia vita professionale che era entrata un po' in crisi, poi un giorno ne parleremo, e io l'ho incrociato due o tre partite, le altre cose l'ho visto spesso, molte volte in televisione, anche con la sua nazionale. E poi l'ho rivisto da quasi allenatore, insomma, perché ho fatto 5 giornate, quante ne ha Eh sì, fatte? eh sì, eh sì, eh sì. Abbiamo avuto il piacere di Comunque, vederlo so allenare da doppio, tra l'altro. conoscenze comuni che è una grande persona. Lui non a caso ha sposato una romana, per cui lui Roma ce l'ha dentro, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Marco Imberti. Ma Rudy è un personaggio che ci è rimasto nel cuore, tant'è vero che oggi su Facebook ho postato pure la sua maglia che ho acquistato dal centro studi UTR, per cui certificata, perché è sempre stato uno di quei giocatori un po' alla Pedro Manfredini, di quelli che proprio ti lasciano il segno dentro come tifoso. Però devo ammettere che di Federer c'ho due ricordi. Uno di quando fu chiamato da Bruno Conti a prendere la panchina della Roma in un momento di grande sbandamento della squadra, e quindi la sua, diciamo, il suo rendersi disponibile mi piacque tantissimo. E poi il secondo invece, che però è amaro, molto amaro, perché è legato ad alcune immagini di quando vinse la Coppa dei Campioni subito dopo che la Roma lo cedette all'Olympique Marsiglia, e il rammarico il solito di pensare che fino all'anno prima, 2 anni prima, era il nostro centravanti, è andato lì come finito, vecchio, rotto, e ha vinto la Coppa dei Campioni. Per cui quelle cose proprio tipiche che i tifosi romanisti sono abituati a vivere. Però c'è poco da fare, Rudy rimarrà sempre il tedesco volante. Allora, intanto vedo che è tornato anche Franco e torniamo ad ultimare quello che era il tuo pensiero di prima, quando dicevi appunto che di attaccanti Sì, avversari ci ne sono. avevamo tanti, no? Gigi Riva, tanto per dirne uno, ho raccontato di aver rivisto proprio in questi giorni in televisione i suoi gol con il Cagliari, con la nazionale, perché stavano ripercorrendo lo scudetto del Cagliari. Devo dire che in quelle stagioni lì ce n'erano veramente tanti di attaccanti e di attaccanti con la maiuscola, Franco. Vediamo un po' se purtroppo è la connessione. Eccola. Direi proprio di sì, tu hai detto Sì. Gigi Riva, ma ti potrei aggiungere Bettega, Boninsegna, Savoldi. Giocatori. Che Sì, ti giocatori. stavo dicendo, dico, ti potrei dire, oltre a Gigi Riva, Bettega, Savoldi, Chinaglia, insomma, ce n'erano, la scelta ce n'era tantissima in quegli anni di attaccanti fortissimi. No, forti, fortissimi. Quindi io posso dire tranquillamente che Rudy Federer lo metto allo stesso livello di questi grandi attaccanti. E poi lo abbiamo visto tutti a Roma. E poi ti ho sintetizzato immediatamente la frase prima: è uno di quegli attaccanti che non avrei mai voluto affrontare perché aveva tutto: aveva la rapidità, aveva lo scatto, aveva il dribbling, aveva la potenza. Praticamente non gli mancava nulla. Franco, io non vorrei dire una fesseria, però mi sembra che tu hai giocato anche quell'amichevole contro il Cosmos di Pelé, no? All'Olimpico, o sbaglio? No, non all'Olimpico, a New York. A New York Siamo in andati trasferta, a 5-3. fare un torneo, ci avevano invitato, cioè era il Cosmos di Beckenbauer, Chinaglia, Pelé, Neskens, insomma Oh. c'era, credo che finì 5-2 o 4-2 Guarda, per il Cosmos, è quindi, insomma, finita, te lo dico perché ce l'ho sai, quella partita, c'ho il video di quella partita, è finito 5-3. Uno spettacolo veramente. È stato Pelé a chiedere a Franco di farsi una foto con lui, eh? Lo so per certo. Eh sì, l'abbiamo 4 a visto. 2. Sì, 5-3 è finita quella partita, 5-3, una partita veramente, veramente molto bella. E E Roberto Dite certo, ci che fa. sono stato io a chiederlo a lui, e mi pare ovvio.
Ovviamente, ovviamente sì. Robertino, un tuo giudizio, un tuo ricordo ovviamente di... Io ne ho due, uno personale e uno... Vai, parti col personale. Uno personale è la mia prima partita al Soltanio. Ancora, pure Rudy Feller. E la Roma Fiorentina 4-0. Hai capito? E al ritorno da Soltanio lo incrociai con la macchina. E lì, anni, quindi... e lì sicuramente hai avuto la parte più piacevole. Allora io vi dico che... Invece ricordo quello, vabbè, e non ricordo con Brembi, no. Perfetto, col Brembi allo Stadio Olimpico, ritorno della semifinale di Coppa UEFA. Allora, Franco, si va, almeno stando alle ultimissime indicazioni di oggi... sotto le indicazioni dell'UEFA, di terminare i campionati entro agosto per poi riprenderli normalmente a settembre, quindi praticamente senza una pausa, senza una sosta. Quello che ci stiamo dicendo in questi giorni sembra che ce lo stiamo dicendo tra di noi, ma loro hanno probabilmente preso la strada del finire per forza questo campionato. Ma sai, finire per forza mi sembra, tra virgolette, scusate la ripetizione, la forzatura, perché poi per finire, anzi per ricominciare, è chiaro che bisogna aspettare che la situazione migliori rispetto a quella di oggi. Io mi auguro che possa essere in effetti così, che ad agosto si possa finire il campionato, si possa ricominciare, anzi nel mese di giugno e luglio si fa il campionato, si finisce agosto, poi vorrà dire che a ottobre ricomincerà. Tanto le ferie i giocatori l'hanno fatte adesso, quindi se ne fanno un po' di meno nel mese di settembre, magari. Diciamo che la parte famosa del ritiro si farebbe giocando, insomma, cioè giocando la fine di questo campionato. Invece di far ritiro fai le partite del campionato 19. Chissà se è la volta buona che magari... Chissà se è la volta buona che magari la Roma evita un po' di infortuni, visto che sì, appunto. Chissà. Beh, visto che già sta andando per la settima settimana che non perde, già questo è un buon segno. Questa è una battutaccia. Invece, per quanto riguarda le partite di Coppa Campioni e di Europa League, invece di Champions Europa League, si può disputare le partite, si possono disputare le partite probabilmente anche in campo neutro, quindi la possibilità in quel caso lì di giocare non dove ci sono... Ma perché c'è il campo neutro dove non è infettato dal coronavirus? A me mi dà l'impressione che l'UEFA stia facendo i conti senza l'host, senza tenere conto e presente di quello che sta succedendo in Europa. Tutti gli interessi siamo di fronte a un dramma. Lasciano indietro tutto. Ma ho capito, ma poi in ballo c'è la salute di chi va in campo, attenzione, non è tanto di chi sta a casa a vedere la partita, ma quanto chi deve andare in campo. Appunto. Io non so se poi gli atleti, gli allenatori, i massaggiatori si caricano di questo rischio, di questa responsabilità, perché attenzione, perché qui stanno dicendo tutti quanti ricominciamo, poi bisogna sentire la parte più interessata, che sono chi deve andare in campo, chi deve stare vicino all'avversario, chi deve stare dentro lo spogliatoio con i compagni. Ma tu, Franco, non è mica una decisione tanto semplice, e neanche la può prendere sicuramente chi sta seduto dentro un ufficio blindato. No, ma poi hai detto una sacrosanta verità la volta scorsa, quando hai detto mi metto nei panni dei difensori, come fai a difendere? Cioè, se non ci deve essere il contatto, perché devi evitarlo il contatto, no? Stando a quello, no, che... soprattutto, Francesco, soprattutto si deve evitare quelle famose goccioline, no? Sì, bravo. E in campo lo sapete, lo vedete anche. È di tutto in campo. Lo vedete, lo vediamo in televisione, lo vediamo dal vivo, che praticamente è un continuo sputare, perché la saliva, c'è un eccesso di salivazione, quindi quella saliva deve essere sputata, la puoi mandare sempre giù. E quindi tutte queste goccioline che girano per tutto,
prendiamo lo stadio olimpico, non è mica una cosa da sottovalutare. Attenzione, no, a me mi dà l'impressione che stiano facendo i conti senza l'oste, perché qui bisogna vedere la scienza che cosa dice, ma la scienza vera, non quella di parte. No, ma poi dai, se tutti i campionati extra calcio si sono bloccati definitivamente, dalla pallacanestro a pallavolo a comunque sport di contatto, chiamiamoli così, no? Come appunto anche il calcio, veramente. Come il calcio? Perché bisogna per forza dover andare avanti? Beh, se interrompe, c'è stata Francesco, una hanno bloccato anche gli sport individuali come il tennis, come il golf, che non c'entra niente, che non c'è contatto fisico e non si sta neanche uno vicino all'altro perché stanno a 30 metri, 40 metri di distanza i tennisti. Non parlare poi dei golfisti che praticamente hanno tutto lo spazio che vogliono, eppure hanno bloccato tutto quanto anche in quegli sport lì, quindi figuriamoci nel calcio. Sì, ma io penso che poi ci sarebbe anche, adesso poi sentiamo Roberto, Marco, lo stesso Adriano, Robertino, ci deve essere anche la possibilità, secondo me, di ragionare un pochino sulle cose, no? Rifletti, interrompi questo campionato, lo riprendi a settembre, come è sempre stato, avrai da luglio, agosto, quello che sia, la possibilità, speriamo tutti, di poter ricominciare, quindi il ritiro, come se dovessi cominciare una nuova stagione senza che fosse successo nulla, e basta, finisce lì la cosa. E invece no, questa presa di dover giocare, finire entro agosto, a settembre ricominciare, come dici tu, non si sa, perché si fa sempre. Ma non c'è una data certa, perché non sappiamo gli sviluppi di questo virus. No, appunto. Non li sappiamo. Appunto. Non è una scadenza che dobbiamo andare a pagare il bollo della macchina, che abbiamo con certezza il giorno e il mese. Qui siamo affidati alla scienza. Se non trovano immediatamente un vaccino o comunque qualcosa che possa salvaguardare l'integrità e la salute di chi si deve assumere la responsabilità di andare in campo, mi pare tutto difficile adesso, oggi, dire una data, oggi fare prospettare una data di inizio e di fine. Assolutamente. Adriano, tu che ne pensi di questo, da tifoso ovviamente, di questa situazione, che cosa si dovrebbe fare, ecco, secondo te? Guarda, io rimango della mia opinione, che è quella che ti ho espresso pure l'altra sera. Per me è da annullare proprio tutta la stagione calcistica, ma non solo a livello di calcio, anche qualsiasi tipo di sport, come tanti già l'hanno annullato e tutto quanto. Nessuna assegnazione del titolo, perché sarebbe... Anche perché, cioè, con quale spirito poi una squadra che vince un titolo in questo anno qua così tremendo... Sì, vabbè, sarebbe... Sì. Ma sia chi vince il titolo... Ma sia chi vince il titolo che le altre che dovrebbero retrocedere o andare in Europa, perché ancora c'è da giocare metà campionato quasi. Certo. Quindi, insomma, sì. Io ho letto quello che ha detto anche Cellino, che lui ha dichiarato che se si dovesse ripartire il campionato, lui il Brescia non lo fa presentare proprio nel campo, cioè si assume tutte le responsabilità e non lo fa proprio. Da una parte io sono d'accordo, perché comunque anche con due città come Brescia e Bergamo, che sono proprio le più colpite da questo virus e tutto, non mi sembra il caso di pensare al pallone, al calcio. C'è tempo poi di tornare a gioire ognuno con la propria squadra. Non lo so, non per me... Tu sei del partito del bloccare tutto, come noi del resto, come tutti. Assolutamente, noi. Ma questo non lo dico perché la nostra posizione in classifica magari è diversa, cioè l'annata, quello che... No, ma anche perché comunque poi, se vogliamo dirla tutta, la Roma comunque è ancora in corsa anche per un posto in Champions, sì. No? Nel senso, non siamo matematicamente esclusi, certo è difficile, ma potrebbe ancora raggiungerlo, quindi comunque un obiettivo di prestigio in Italia, certo, lo potremmo ottenere, e in Europa saremmo ancora in corsa poi per l'eventuale vittoria dell'Europa League. Marco, che ne pensi? Beh, penso grosso modo quello che abbiamo detto finora. Il campionato non può riprendere perché non ci sono proprio i termini di sicurezza, soprattutto, come diceva Franco, per i giocatori. La testimonianza di oggi di Ranieri, del giocatore della Samp, contagiato, curato, guarito e che se l'è ripreso, fa anche sì che
ci sono delle squadre che, avendo avuto di questi giocatori contagiati, non possono avere il pieno organico, e sinceramente è un conto che tu, come è successo a noi, c'hai un incidente a Diawara o a Zaniolo perché è stato un incidente di gioco, ma questa sarebbe una cosa, un'ingiustizia clamorosa nei confronti delle squadre che hanno avuto la sfortuna di avere dei giocatori contagiati. Primo. Secondo, squallidissimo il campionato senza tifosi, e comunque i tifosi non possono andare allo stadio perché si devono evitare ancora gli assembramenti. Terzo, ci dobbiamo mettere in testa che con questo virus ci dobbiamo convivere, e quindi purtroppo lo sport sarà penalizzatissimo, come sarà l'arte in genere, cinema, teatri, discoteche, i fotografi che non potranno entrare allo stadio anche, eh? Come? I fotografi non potranno entrare. Solo i fotografi? Anche i fotografi non potranno entrare, non soltanto il pubblico, la gente, capisci? Ma nemmeno i giornalisti, il tribuna stampa. Non entra nessuno. Quindi è una cosa che c'ha più l'idea di qualche cosa da acchittasse piuttosto di fare una cosa regolare, sinceramente. E poi senza considerare il rischio. Il rischio che è altissimo. Sì, sì, sì. Intanto c'è una dichiarazione, stavo leggendo mentre parlavamo, di Diagonale, il responsabile della comunicazione della Lazio, che dà dell'asino a Cellino, perché dice è come l'asino quando non giunge in paradiso, che vuole evitare praticamente la retrocessione. Boh, io... rimango basito quando sento questi commenti da parte di personaggi che poi fanno parte di questo calcio, no? E forse dovremmo riflettere un po' tutti, insomma, no? Perché... posso? Dimmi, no, è proprio da toccare di Kai negli 24. Sì. In un'ultima ora di un infettologo. Non è ok per la ripresa del campionato di calcio. Certo, perché uno che ci capisce l'ha detto. Beh, è un infettologo, è uno che sa che, come diceva, ma Franco prima ha detto la sacrosanta verità, no? Dopo un'ultima ora. Penso che siamo tutti d'accordo, cioè nel calcio c'è contatto fisico, nel calcio il bello anche del calcio è che è un gioco maschio, un gioco dove comunque... voglio dire, devi battere un avversario, no? Quindi ci deve essere il contatto, ci deve essere questo spirito di correre. Adesso, per tutto il rispetto, Francesco, per tutto il rispetto, vai a marcare il giocatore della Sampdoria che ha avuto il virus. Sì, ma infatti è incredibile. Ragazzi, se ho capito bene, adesso si è ripresentato di nuovo, no? A un giocatore della Sampdoria. Sì, si è ammalato, e la cosa strana, lui, non soltanto poi... lui, qualsiasi altro compagno va a marcare. Certo. Anche l'allenamento. No, ma i compagni che devono stare dentro lo spogliatoio, devono andare dentro il pullman insieme per andare allo stadio, devono schierarsi al centrocampo, si possono anche mettere un metro, ma poi le dinamiche di gioco non ti portano a rispettare la distanza di un metro. Certo. Ma che comunque la cosa strana, stranissima, è che comunque si dice che chi l'ha preso ed è guarito, teoricamente non dovrebbe più riprenderlo. Se sto ragazzo invece si è riammalato, secondo me significa che ancora c'è bisogno di capire che razza di virus è. Perché questo episodio sconfessa una verità che fino a ieri era vera, e cioè che chi ha preso non lo riprende più, e sembrerebbe non essere vero. Ma guarda, c'è un'altra dichiarazione a Radio 1, tra l'altro, di Claudio Ranieri, che ha detto, dice, sentire i miei ragazzi, tantissimi, tra l'altro colpiti dal virus, non è stato piacevole. Ora si stanno riprendendo, è vero, e questa è la cosa più importante. Dice, però... ovviamente giocare in questo stato non va bene, perché comunque ci sono anche dei giocatori che possono, tra virgolette, riprendere
se vogliamo parlare anche di attività fisica, no? Non tutti riprendono nella stessa maniera, c'è chi ha delle qualità fisiche di un certo tipo, chi ovviamente ci mette di più per ritrovare la condizione, e quindi comunque sarebbe tutto falsato, che è quello che diciamo anche noi da tanto tempo. Non ha senso, né da un punto di vista di giustizia per i ragazzi che vanno in campo, perché comunque rischiano di ammalarsi, rischiano un contagio, ma neanche secondo me per chi lo vede questo calcio, perché sarebbe un calcio totalmente fuori logica, no? Quindi poi se lo dicono tutti, tranne quelli da Lazio ovviamente, che poi sembra che noi ovviamente lo diciamo per partito preso, ma è così. Cioè, io quando leggo le dichiarazioni Diagonale di Lotito, veramente ho i brividi a volte, perché veramente rimettano. Io l'avrei criticato anche uno della Roma che avesse detto. Ma una sì, cosa sì. Certo, certo. Sì, sì, no, perché al di là della squadra è proprio il momento che non si capisce. Ma stiamo dibattendo, discutendo e criticando le parole. Scusa, stiamo criticando le parole che vengono dall'UEFA e che dà dei riferimenti dei temporali che non sono sicuramente certi, no? Certo. Perché dice dobbiamo finire per agosto. No, qui bisogna capire quanto dobbiamo cominciare e soprattutto dobbiamo farlo nella massima sicurezza che questo virus non garantisce. Sì, sì. No, no, ma assolutamente. Poi, quindi qualsiasi altra dichiarazione di comodo, le leggo spesso, lascia il tempo che trova. Io dico che ci vorrebbe un po' di equilibrio, un po' di intelligenza. Assolutamente d'accordo con te, Franco. Allora, Adriano, veniamo un pochino a parlare anche del tuo club. Scusa, volevo fare una piccola aprire su questo argomento, che ormai è un argomento maledetto, ma se ne deve parlare. Una domanda a Franco: se una cosa simile fosse successa ai tuoi giorni, tu come avresti passato queste giornate dove non si potevi allenare, o meglio, non potevi allenarti con i compagni, ma comunque dovevi stare a casa? Che avresti potuto fare? Come le passavi? Ma tu puoi dire che ti stai allenando tutti i giorni, fai gli allunghi sul terrazzo di 15 metri e puoi girare intorno all'isolato, perché quello lo puoi fare, ma è chiaro che ti mancherà il ritmo partita, ti mancherà tutto. Ragazzi, se riprende questo campionato, è un campionato drogato. È un campionato irregolare. È inutile che giriamo intorno al problema. Vero. No, no, a prescindere da tutto è irregolare. È falsato sotto tutti i punti di vista. Non se ne salva uno. Sì, un saluto anche a Stefano Impedo, il nostro moviolista. Grandissimo moviolista. Francesco, facciamo anche qualche altro saluto, che qualche altro amico si è aggiunto. Adriano, Marco Roscilli. Marco Roscilli. La tifosissima dell'Eur Club Torino, Silvia Cianfarani, Matteo Corona abbiamo salutato, Stefano e Gino Meneghini del mio club. Grande Ginetto. Oh, ma Matteo Corona non c'ha niente a che vedere, eh? Matteo, salutiamo tra l'altro. Adriano, parlaci un po' del club dell'Aquila, che insomma è intitolato a un grandissimo personaggio che insomma diciamo che con la Roma c'entra qualcosa. È il nostro papà, diciamo, il papà Roma, Italo Foschi. Ecco, allora, non è proprio esattamente così. Noi abbiamo il Roma Club, l'Aquila, Vittorio Zingarelli, che è intitolato a Vittorio Zingarelli, che è il padre dell'ingegner Zingarelli. Sì. E tra l'altro Vittorio Zingarelli è il nipote di Italo Foschi, figlio di Italia, la sorella di Italo Foschi. E noi abbiamo la sala museo di Italo Foschi a 10 su al piano di sopra del club, diciamo, ma adesso da quest'anno sono due cose separate, cioè l'associazione Sala Museo e il Roma Club L'Aquila Vittorio Zingarelli, proprio perché Zingarelli mi ha ceduto, diciamo, la presidenza del club, e lui si occupa appunto della Sala Museo, perché è tutto un programma che già sono venuti da Trigoria a prendere tutti i documenti, fotografie, tutta la roba, diciamo, a parte
cartacea che era presente dentro la sala museo. È rimasto solo, diciamo, il mobilio, quindi la scrivania di Italo Foschi, dove è stata fondata la S Roma. E la scrivania dove c'è stata la firma, no? Dove è stata posta la firma del... Sì, che poi chi dice 7 giugno, chi dice 22 luglio, allora in via Forlì, che era l'abitazione Foschi, diciamo, è stata fatta la prima riunione con la famosa fondazione della S Roma, il 7 giugno del 27. Poi il 22 luglio, come dicono tanti, che è nata la Roma e tutto, è stato solo fatto il primo, diciamo, il primo ordine del giorno datato 22 luglio, però tutti sanno che comunque anche da articoli di giornali e tutto quanto, già prima del 22 luglio la Roma aveva già effettuato una partita ufficiale, se non sbaglio. Con una squadra ungherese. Con una squadra ungherese, esatto. Noi abbiamo anche l'articolo del giornale lì nella Sala Museo e tutto quanto. Comunque già la parte cartacea se la sono portata via. Il programma adesso, accordi presi con la società e tutto, per un eventuale futuro stadio che faranno lì a Roma, se lo faranno, quando lo faranno, di portare proprio tutta la Sala Museo al museo che verrà fatto già lì, al nuovo stadio quando si farà. Per adesso già nella sede nuova in via Tolstoi è stata già, se non sbaglio, inaugurata la sala conferenze proprio a Italo Foschi, di qualcosa è andato anche lì. E niente, questo è il nostro Roma Club, la storia del Roma Club dell'Aquila. Certo, certo. Marco, una domanda per Franco. Franco, Adriano, chi vuoi? Sì, io Franco... considerando che ha etichettato Rudy Feller come un attaccante che non avrebbe mai voluto marcare, ma paragonandolo però a tutti quei mostri sacri del calcio italiano che ha nominato, gli volevo chiedere qual è stato l'attaccante che proprio quando sapeva che la domenica bisognava affrontare la sua squadra diceva: Madonna, che palle, un'altra volta questo, proprio che non gli andava nessuno né giù. Ce n'erano tanti, ce n'erano, però quello che in assoluto soffrivo di più, due in assoluto soffrivo di più, era Bettega e Gori del Cagliari, e Bobo Gori del Cagliari. Sono due attaccanti diversi tra di loro, ma tutte e due avevano delle caratteristiche che molto probabilmente non si sposavano con le mie qualità, e quindi li soffrivo terribilmente. Bettega, giocatore di grande potenza e soprattutto di grande intelligenza. Bobo Gori aveva tutto, aveva dribbling, aveva scatto, aveva fiuto del gol, quindi credo che questi per me sono stati due attaccanti che mi hanno fatto soffrire di più. Non è che con gli altri non ho sofferto tantissimo, per esempio anche con Garlaschelli contro la Lazio abbiamo avuto dei duelli, la marcatura, io una volta sola contro il derby con la Lazio ho marcato Chinaglia, tutte le altre volte ho marcato Garlaschelli, ma erano sempre delle grandi battaglie. Delle battaglie sempre correttissime, però era un altro giocatore che mi creava diverse difficoltà perché era rapidissimo, velocissimo, buon dribbling e poi fiuto del gol anche lui. Allora ragazzi, intanto abbiamo in collegamento con noi anche Fabrizio Grassetti, presidente dell'Unione dei Tifosi Romanisti. Buona serata Fabrizio. Buonasera a tutti, un abbraccio particolare al grande Franco Peccenini. Allora abbiamo Franco Peccenini, abbiamo Adriano Vasco. Ciao Fabrizio. Ciao Franco, Fabrizio, ciao. Adriano Vaschi del Roma Club L'Aquila, Roberto Tedeschi, Marco Gialloreti e Robertino che... Ciao Press. Che è sempre con noi. Allora, Fabrizio... Saluto a Marco e un altro abbraccio affettuoso a Robertino. Allora, ti chiedo subito, poi dopo ti lascio un pochino anche ai tuoi ricordi, anche su Franco Peccenini, Italo Foschi per quanto riguarda anche Adriano, però ti chiedo quello che è stato un pochino il motivo che abbiamo elencato in questi ultimi minuti, dove insomma viene detto di riprendere questo campionato di calcio, l'UEFA avrebbe dato come tempo ultimo agosto, quindi comunque c'è la possibilità di proseguire, però un po' tutti noi, da Franco a Marco, facendo tutto il giro, siamo dell'idea A, che è un campionato falsato, B, che comunque in un contatto fisico attaccante-difensore come te metti, no? Quando non puoi
non puoi, tra virgolette, avere contatti. La tua idea a riguardo? Un'idea dettata dal buon senso. Il campionato è morto, sepolto, finito questo campionato. La vita continua, ce ne saranno tanti altri. Ma vorrei parlare di questo campionato, che qualora si riuscisse in qualche maniera con dei rapporti che non oso pensare quali potrebbero essere, sarebbe completamente passato. È un altro campionato, insomma, è un altro modo di affrontarlo. Abbiamo avuto trapelata la notizia che un giocatore della Sampdoria già che sembrava sì, già è stato, si è ripreso nuovamente il virus, no? E gli è ripreso così, quindi una follia, insomma, di fronte a una catastrofe simile, andarci a perdere per questioni di interesse, di simboli, eccetera. Il discorso è questo, è un campionato in corso, si è interrotto, come si sono interrotti un milione di attività, e quando si riprenderanno con altre caratteristiche, ovvero per passare in giro di un campionato così, mi sembra addirittura una follia. Anche perché è ipotizzabile che continuerebbe senza pubblico, con i giocatori debilitati, è un pastrocchio da non c'è più. Questo campionato è finito, se ne sono finite tante storie per colpa di questa malattia. Certo, e hai un ricordo, una curiosità su Franco Peccenini che ti ascolta, e sappiamo che tu, insomma, di quando parli di calcio e di ricordi sei il numero uno per eccellenza, Fabrizio. No, per carità, i numeri uno non esistono, discitare da quelli che sanno tutto, insomma. Beh, i ricordi di Franco Peccenini sono tanti, perché secondo me, se non fossero incappati entrambi in gravi infortuni, la coppia Peccenini-Rocca non aveva nulla a che invidiare a Gentile Caprini, insomma, non avrebbe fatto la storia della nazionale italiana di calcio. Ricordo invece mine che per me nascono addirittura con la Roma Primavera, con neanche a parla apposta, con una vittoria di uno scudetto, no Franco? Tu hai vinto sì, uno scudetto. E poi continuano con le tante partite in Serie A. Tutti avrete ricordato sicuramente il salvataggio sulla linea rovesciata a un derby fatto da Franco Peccenini. Tutti ricordano al derby il cross che permise poi a Prati di segnare. Quell'anno la Roma vinse tutti e tre i derby, no? In Coppa Italia con gol di Prati, un campionato delicatissimo in un momento particolare con Picchio De Sisti, al quale regalarono l'elmo di antico romano, la curva all'uscita dopo che aveva realizzato il gol che aveva significato la vittoria della Roma, e poi quello che ho appena ricordato con un cross da destra di Peccenini. Ci sono poi dei racconti di Franco che colpiscono, perché i veri intenditori sanno qual è la bravura del giocatore. Non so per quale motivo, ma ho rivisto un video intervista di Giubilo, del giornalista Giubilo, il quale decanta, tutti penserebbero alle caratteristiche di combattività, di forza fisica, di atletismo di Franco Peccenini. Invece lui ricorda, ha ragione, le grandi note tecniche aveva Franco. Ed è ancora un mistero che potremmo chiedere a lui, perché mi sembra che nei settori giovanili segnava tanti gol, come mai non aveva fatto un gol in Serie A? Rimaneva spesso bloccato. È vero. Ora, è vero. Quindi è particolare, è strano che te la sei fatta un'idea, Franco, nonostante le due grandi qualità su questo aspetto, no. Cioè, dei gol. No. Il motivo? Non c'è un motivo? No, il motivo è che io sono partito con Elenio Herrera, che praticamente pur giocando a destra dovevo anche interpretare la fase di spinta, fluidificare. Poi tutti gli altri allenatori invece mi hanno messo in marcatura, e quindi con la marcatura
di una volta. Io oggi tendo sempre a dire che non ci sono più marcatori, ma non ci sono più marcatori perché il mio metro di giudizio è su me stesso, quindi la marcatura che c'era una volta sull'avversario non è certamente quella di oggi, perché lo vediamo che ci sono dei svarioni difensivi inammissibili da parte di difensori che vengono elevati all'ennesima potenza di classe di bravura, eppure commettono degli errori incredibili, quasi gli mancasse la base della fase di pensione. Cioè, rimango collegato. Quindi io mi ero specializzato nella marcatura. C'era l'avversario che andava fuori al bagno, io andavo a marcarlo pure fuori al bagno, ecco, tanto per intenderci. Adesso sto estremizzando il concetto, ma poi era così in pratica. Assolutamente. Marco, hai ascoltato quello che ha detto Fabrizio, le ultime parole di Franco, vuoi aggiungere qualcosa con anche la tua di memoria, insomma, no? Memoria storica. Beh, sinceramente dopo i ricordi di Fabrizio, che ascolto sempre con passione e attenzione perché è un'enciclopedia vivente, e quindi diciamo che sì, a memoria. La cosa più bella che mi possa ricordare, che ha ricordato Fabrizio, era la coppia che faceva con Francesco Rocca, che praticamente effettivamente non aveva, ad oggi potremmo dire che non aveva nulla da invidiare a quelli che poi sarebbero diventati campioni del mondo, Gentile e Cabrini. Però continua a rimanere stupito del fatto di come all'epoca di Franco gli allenatori, per le loro convinzioni personali, potessero così condizionare la carriera di un calciatore, perché sinceramente io penso diciamo, nel bene o nel male questo può capitare, no? Però effettivamente se Franco fosse stato anche un calciatore che si poteva permettere qualche gol durante i vari campionati, secondo me avrebbe avuto un peso anche di attenzione anche a livello di nazionale maggiore. E quindi diciamo che effettivamente bisogna per certi versi essere attenti, fortunati, e cercare di sfruttare le proprie occasioni. E poi, vabbè, chiaramente c'è sempre quell'aspetto, diciamo, di fortuna o sfortuna, che comunque sia, come in tutte le cose della vita, a un certo punto bisogna accettare. Io la sfortuna, quella buona dose di sfortuna che ho avuto, l'ho accettata molto serenamente, perché evidentemente, sai, il brutto, sai qual è? Che tu arrivi a fine carriera e magari chiudi la carriera con qualche rammarico di dire: ah, guarda, se magari mi fossi comportato in questa maniera, se avessi fatto una vita più regolare, se avessi evitato delle distrazioni, ecco, quello è una cosa che pesa di più, dato che io ho chiuso la carriera dicendo: ho fatto il massimo, perché ci ho messo il massimo dell'impegno, ho ottenuto quello che potevo ottenere in quelle condizioni, quindi la mia coscienza è tranquilla. Ma io quindi nessun rimpianto? Assolutamente no, dalle parole di Franco. L'unico rimpianto, che poi, sai, se ti guardi indietro, Marco, se ti guardi indietro, la sfortuna c'è chi l'ha avuta anche peggio, no? Certo. Quindi se io, nonostante l'infortunio, ho continuato comunque a giocare, sì, depotenziato di parecchio, al 50%, e quindi è chiaro che non ero più il giocatore che magari faceva immaginare o prospettava una carriera diversa. Però ho fatto la mia onesta carriera anche dopo essere stato colpito da un infortunio che poi mi ha condizionato tutta la carriera. Quindi l'unico rammarico è quello lì. Però poi ti chiedi, sono stato tanto tanto sfortunato rispetto a quelli che hanno avuto la vera sfortuna, e ce ne sono stati tanti, e allora dici: va bene, evidentemente il destino questo mi ha riservato e questo me lo tengo. Assolutamente d'accordo. Firma da te. Io nella mia mente un ricordo, si scriveva di te che facevi il 9
80 metri in 9 secondi. 80 metri in 9 secondi, Franco. Era vero? Ah sì, beh, ero, guarda, io marcavo sempre i piccolini, nonostante il mio 1,82 m di statura, mi facevano marcare sempre gli attaccanti più rapidi e più veloci, proprio perché avevo una velocità, una reattività, direi al di sopra di quelli che magari con lo stesso mio fisico non avevano. Assolutamente. Ma cosa che intanto... Fabrizio, un secondo solo, perché devo ringraziare Stefano Impedovo, perché non possiamo farlo vedere, ma ci ha mandato una moviola bellissima di un gol in rovesciata di Pruzzo a Milano contro l'Inter, e sappiamo quanto gli può essere anche costato a Stefano realizzare il gol contro l'Inter. Bellissima, la faremo vedere sicuramente nella diretta di domani. Ti ho interrotto, Fabrizio, non so a chi volevi. No, per carità, è una cosa importante che parlino i protagonisti, no? Noi siamo dei guardoni, siamo stati, insomma, però appunto questo fatto particolare di Franco Cuccinini è uno specialista. Poi per quanto riguarda quello che diceva Marco Imberti sui condizionamenti degli allenatori, è una questione di gioco. Allora, quando si è cominciato a giocare a gioco a zona è cambiato, diciamo così, proprio le caratteristiche del difensore. Voi pensate che c'era un giocatore dell'Inter, Aristide Cornelli, che era un giocatore francamente molto modesto, ma quanto il suo compito era quello di francobollare l'attaccante. E voi pensate che all'epoca, se un difensore sbagliava una palla, non due, una palla, perché il suo compito era solo quello di annullare l'avversario, veniva giudicato male nelle pagelle. Cornelli non sbagliava questi interventi, era modestissimo, ha fatto una gran carriera ed è stato fatto parte della grande Inter, quindi per capire proprio i ruoli che sono stati diversi. Vedi in Guarneri Vicchi. Io ce l'ho da Franco, perché tutti sapete che poi è rimasto giallo e rosso, perché andava a giocare a Catanzaro, dove lo ricordo ancora con tanta stima e affetto. E poi so che ha finito la sua carriera a Terni, però lì ne so poco. Non so che categoria faceva la Ternana, quanto ha giocato. La Serie C, la Serie C, Fabrizio, la Serie C. Sì, pensavo a Serie C. E tu giocavi sempre, mi pare che eri passato tipo libero centrale, non più terzino, o no? Sì, giocavo centrale, avevo come allenatore Gaetano Salvemini, che tutti ricorderete, perché ha avuto poi anche lui una bella carriera anche a livello di Serie A. Mi sembra anche nel Como. Sì. E quindi ho chiuso la carriera lì a Terni, dove ho cominciato poi da direttore sportivo, la mia carriera da direttore sportivo l'anno successivo alla fine della carriera da giocatore. Sì, quindi sì. Anche la città di Terni mi è molto cara. Fabrizio, prima di salutarti, e ovviamente ti ringraziamo del collegamento, hai due parole anche per Adriano Vaschi, per il suo Roma Club L'Aquila, insomma, che penso che sia tanto di cappello, lo chiamiamo neo presidente, ma ormai comincia a avere. Da quanto sei presidente, Adriano? Ormai più di un anno. Ho iniziato da quest'anno, diciamo, dall'inizio del campionato. Sì, un annetto quasi. E con un Adriano ci siamo visti in occasione di un incontro commemorativo, celebrativo al verano, dove è sepolto Italo Foschi in occasione del suo compleanno, la sua data di nascita. Roma Club Vittorio Zingarelli, L'Aquila, Sala Museo Italo Foschi, che messo in luce con infinità di iniziative. Il ritorno dell'UTR in trasferta vede sempre presenti alcuni rappresentanti del club. Gli incontri che si fanno all'Aquila sono sempre straordinari, perché hanno uno spirito collaborativo tra di loro straordinario. Sono un'ospitalità abruzzese e al di là in particolare ben conosciuta, quindi non ho nulla da dire. Tutte le caratteristiche di quello che dovrebbe essere
e il tifoso della Roma e un club, ce l'hanno tutti, quindi non posso che farmi di fare i complimenti che prego di estendere a tutti i componenti del club. Allora, prima di sentire Robertino che ci dà sempre le notizie live, è collegato lì su Skype, io volevo aggiungere una cosa su Franco, perché sentendolo parlare nelle volte passate e rilegando anche il discorso, io ho avuto il piacere di intervistare, posso dire, un amico che è stato Picchio De Sisti pochi mesi fa, e lui ha ricordato come in quegli anni lì, diciamo a fine anni 70, diciamo seconda metà degli anni 70, c'erano anche i due spogliatoi, no? C'era lo spogliatoio dei titolari, lo spogliatoio dei giovani, se vogliamo, no? E tutti i giovani avevano quella cosa piacevole, no? Di essere anche, tra virgolette, a sottostare ai grandi. Io penso che nel calcio moderno e attuale, io vedo tutti questi ragazzetti che entrano con le Ferrari, le Porsche, dentro i cancelli dei campi d'allenamento, e penso che beati loro. Come ci siamo arrivati però a una situazione del genere, no? Perché l'educazione, secondo me, che avevate voi, il fatto, come ha detto l'altra sera con Scarnecchia, di a distanza dei 40 anni ancora scherzare, ridere, essere amici, ricordare, prendersi in giro, è una cosa che sicuramente mancherà. Magari quelli i giocatori di questo periodo avranno sicuramente qualche soldo in più, tanti soldi in più, avranno sicuramente tante macchine in più, però quelli che sono i reali valori della vita probabilmente si stanno un pochino tralasciando, no Franco? E io sono un po' stretti, devo dire la verità. Io ho avuto la fortuna di avere sempre i più grandi, molto intelligenti e soprattutto molto collaborativi con i più giovani, perché tu hai adesso nominato Picchio De Sisti, che per me è stato veramente un compagno, è stato un maestro, è stato un istruttore, è stato tutto per quel poco di tempo che abbiamo giocato insieme, però mi ha insegnato tantissime cose, da lui ho imparato tantissime cose, ancora oggi quando ci vediamo, ci abbracciamo, abbiamo sempre un grande affetto, ci incontriamo sempre con grande affetto. Questo sta a significare che comunque anche i grandi ci aiutavano, parlo di Cordova, parlo di De Sisti, parlo di Morini, parlo di Battistoni, di Santarini soprattutto, del mio capitano Santarini, quindi tutti i giocatori e soprattutto uomini di un certo spessore. Assolutamente, assolutamente sì. Allora Fabrizio, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Sono io che ringrazio voi e per l'attenzione e per avermi consentito di scambiare ancora due parole con il grande Franco Vicini. Un saluto al presidente dell'Unione Tifosi Romanisti, Fabrizio Grassetti. Ciao Fabrizio. Allora, prima di salutare, vi faccio leggere una dichiarazione di Fonseca appena arrivata, quando dice: la Roma è più di un club di calcio, perché, e non è il primo che lo dice, no? Perché durante questo periodo la società si è messa veramente in prima linea ad aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno, dagli ospedali, parliamo delle persone colpite dal coronavirus, alle persone che sono a casa e che magari non possono uscire, come appunto possono essere gli anziani over 70, i medici, gli infermieri che hanno ricevuto dalla società macchinari, kit, mascherine e tutto il resto. Quindi veramente la Roma si è messa veramente in luce sotto questo punto di vista. Ragazzi, io vi volevo salutare, non so se Robertino c'ha qualche notizia in... No, ancora niente. Ancora niente. Quindi allora andiamo con i saluti. Allora, partiamo da Roberto Tedeschi, che ovviamente da buon Pierino si è rimesso lì con la sua sedia fuori dal balcone. Però mi sono messo in luce perché prima mi vedevo un po' strano. Ecco, vediamo se pure noi te vediamo strano. Vediamo se hai il coraggio di dire cosa ti sei mangiato tra ieri e oggi, insomma, perché tra Pasqua e Pasquetta l'abbiamo detta all'inizio, ma
secondo me tu non magari. Guarda, allora guarda, dico una cosa. Ieri a pranzo è stata soltanto una puntata di abbacchio, patate arrosto e puntarelle. Senza primo. Tutto dietetico, tutto senza dietetico e soprattutto digeribile. Senza primo. Mentre invece a cena ho mangiato questi famosi ravioli ripieni alla carne, fatti al sugo, che aveva preparato una settimana fa mia figlia, e quello mi è bastato perché insomma mi sembrava troppo, se no proseguire oltre. Diciamo che hai così saltato notevolmente il discorso. Oggi invece di... soltanto un primo, sempre le fettuccine, prese a Via Chiabrera, sai quel posto che c'è lì, Sora... Come no, Renzo e Lucia. Renzo e Lucia, bravo, da loro, quelle sono veramente strepitose. Ma mi limito perché non mi posso muovere, quindi mi dà fastidio, poi accumulo, capito? Io sono sempre stato un attivo. Franco lo sa, io giocavo a tennis e quindi va bene. Adriano, andiamo con i saluti che è meglio. Scusa, ti ricordi che facevo delle sfide con Giorgio Polidori? Non te l'ha mai raccontato? Ma come no, a volo, ma con i piedi sotto al tavolino faceva delle sfide. No, con lui pure a ping pong, ma che ne sai? Allora le cose delle palestrine te sfuggono. No, ma anche a ping pong. Le immagini, guarda le sfide a ping pong sono veramente lo sport che fa consumare maggiori calorie, veramente, guarda. Fatto a bigliardino forse ancora meglio, insomma, a appunto, ecco, a bigliardino non mi è mai piaciuto tanto. a ping pong di sfido tedeschi quando vuoi. Questa è una sfida, tedeschi Gialloredi, il giornale di Roma a ping pong, facciamo il torneo di ping pong. Adriano, un salutone a te e a tutti gli amici dell'Aquila. Grazie, intanto sono uscito anch'io come Roberto a Tedeschi, a fumare a far vedere e a far vedere le nostre montagne, che c'è ancora un po' di neve. Però, guarda che bello, si vedono poco, però già rende l'idea. Già comunque rende. Non ci credo, neanche un arrosticino ti sei mangiato. Guarda, non ci posso credere. Giuro, oggi neanche uno. Franco, un salutone anche a te. Ciao ragazzi, ciao, buona Pasquetta ancora a tutti Franco, voi, buona Franco, serata. Franco, sai che ti hai mangiato? Si è mangiato i gnocchetti a chiuda tesore, che i gnocchetti? No, se ero a Palestrina sicuramente. Vedi. Allora, Roberto, detta così, però spiega come sono fatti, perché sennò questi chissà che vanno a pensare. Invece al paese mio, perché dalla risata che si sono fatti, subito sono andati a malignare, attenzione. Quelli che invece al paese mio, a Ronciglione, li chiamano i tortorelli. Tortorelli fatti a mano, ecco. bene. I vici, tutte queste cose qua, no? I vici sono eccezionali. Vici a Palestina, no? Chiamano i gnocchetti a chiuda tesore. Sì. Robertino, salutone anche a te. Sì, cambia nome. E Marco Gialloredi, a te la chiusura come tuo solito, perché insomma voglio dire, dalle parti. Allora, innanzitutto un abbraccio a tutti gli amici Franco, Robertino e Sporo Tedeschi, che ucciderò a ping pong. Adriano, a tutti gli aquilani, che gli voglio un gran bene. Poi voglio salutare Franco Bovaio, che ci ha seguito connettendosi via Facebook, e Alessandro Allievi, sempre del mio club, che gli mando un grande abbraccio. Pure Massimiliano è collegato da Facebook. Sì, Massimiliano è stato il primo che abbiamo salutato. Ma è ancora collegato? Come no, assolutamente sì, è ancora collegato. E allora il mio saluto di buona Pasquetta, e come dicono nel North Carolina, arrivederci. Ciao.